Buongiorno cari fratelli e amici. Oggi prendiamo in considerazione il Salmo 27, versetto 1. Lo leggiamo insieme. L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? L'Eterno è la roccaforte della mia vita. Di chi avrò paura? Qui Davide fa un'affermazione che solo chi conosce bene l'Eterno, il nostro Dio, può farlo, riconoscendolo come luce che gli illumina il percorso da seguire e lo distingue come unica salvezza, ed ecco perché afferma di non avere paura. Nella vita di tutti i giorni sentiamo spesso lamentele per problemi che scaturiscono dagli stati d'animo, come l'ansia, la preoccupazione, l'angoscia. Tutto questo è la conseguenza di una vita sporcata dalla presenza di Satana, che vuole togliere il nostro sguardo verso Dio. Quindi è necessario studiare con attenzione e perseveranza la storia di Gesù, delle sue opere, di come lui ha affrontato le difficoltà, rivolgendosi sempre al Padre, perché sapeva di potersi affidare a lui. Ecco come anche noi, vedendo il percorso di Gesù, possiamo affidarci a Dio attraverso la nostra fede, che proviene appunto dalla conoscenza della vita di Gesù. Quando Davide dice che il Signore è la sua roccaforte, ci trasmette l'immagine della protezione divina totale, continua, anche se noi in quel momento siamo impreparati e disarmati. Noi, per la fede che riponiamo in Dio, saremo confortati, avendo la certezza di avere sempre Lui al nostro fianco per combattere ogni avversità che Satana mette sulla nostra via, quindi ci protegge come appunto in una roccaforte. Ora, se vogliamo raggiungere il grado di fede che ha Davide, dobbiamo leggere, investigando con umiltà le sacre scritture, pregando intensamente per capire quello che Dio vuole da noi, senza interporre un secondo me o un sì, però, mettendo sempre la D davanti a Dio, quindi Dio. Questo è il consiglio che Davide ci vuole trasmettere da qui in avanti nella nostra vita quotidiana. Vi auguro una buona giornata serena con Dio.